Un'altra batosta, la seconda sconfitta consecutiva. Il fatto che sia maturata sul terreno della capolista frattese non la rende meno amara, anche perché i rossoblù di Gaetano Di Maria perdono sempre più posizioni e devono adesso guardarsi le spalle. La zona play-out è ad un tiro di schioppo. Così la Vibonese prende tre ceffoni, tutti nel primo tempo. Che sia una partita in salita lo si comprende sin da subito, quando il giovane Petrachi, preferito al più esperto Parisi, è chiamato a dar prova di sé. Il vantaggio della capolista è maturo e si concretizza prima che scocchi il quarto d'ora con Tommasini. Non reagiscono i rossoblù e così Liccardo mette il secondo sigillo. La gara si chiude allo scadere della prima frazione, fallo di Scoppetta sul Longo, sanzionato con un penalty e Celiento non perdona. Nella ripresa la Vibonese tenta di rimettersi in pista sulle ali dell'orgoglio, ma la fortuna volta le spalle sia ad Allegretti, traversa, che a Scapellato, palo. Finisce 3-0 e la Vibonese adesso inizia davvero ad aver paura. Da Frattamaggiore per la CNews 24.